non si vota, non si prende una decisione a maggioranza, si decide di comune accordo, cioè di comune accordo secondo gli ordini superiori che vengono fondamentalmente da oggi. Quindi essere nella NATO vuol dire essere in questo meccanismo che ci priva di fatto di qualunque ruolo reale decisione. Chiaramente poi ci sono due pesi e due misure. Le maggiori potenze europee, intendo Germania, Francia, Gran Bretagna, loro hanno un diverso rapporto con Washington, loro hanno forza, capacità di trattare naturalmente sotto banco, questo sia chiaro, per spartire aree di influenza, eccetera, questo è evidente. L'Italia obbedisce tacendo, cioè questo è il e tutti i governi obbediscono le decisioni NATO. Ora una NATO che sta in questa esercitazione Trident Juncture provando, testando la forza di risposta dell'alleanza. Cos'è questa forza di risposta? Una nuova forza composta di 40.000 uomini che naturalmente